Credo che tanti italiani siano stanchi delle risse, delle polemiche, dei battibecchi. Vorrebbero, e per fortuna ce l'hanno, un governo che governa, vorrebbero un'opposizione che facesse delle proposte concrete. Uno, due, tre proposte. E invece abbiamo un'opposizione che a rimorchio di Repubblica passa il suo tempo solo a lanciare fango invano contro Palazzo Chigi. A dir poco perplessi, quella riflessione, se la vogliamo chiamare, di Antonio Di Pietro, il quale sostiene: noi dell'Italia dei Valori, risponde, replica così al Capo dello Stato, sentiamo il dovere di declinare, dunque non accettare questo nuovo appello ad un clima più civile, e ci dichiariamo invece pronti, lui dice, a dare battaglia, chissà che tipo di battaglia, dentro e fuori del Parlamento. Ai candidati alla sua attuale leader a tempo determinato, che è Dario Franceschini, oltre che Bersani, oltre che Ignazio Marino, ci sarebbe anche Beppe Grillo. La candidatura, l'autocandidatura di Beppe Grillo viene giudicata da Fassino una burla inaccettabile. Non è iscritto al Partito Democratico, lo ha attaccato continuamente in questi ultimi anni, ha presentato alle amministrative in molti comuni liste Grillo in polemica aperta con il Partito Democratico, quindi non mi pare ci sia nessuna ragione per cui si possa, diciamo, considerare come una cosa seria. Questi fanno delle regole con cui dico che tutti possono partecipare, però se partecipa qualcuno che non piace la nomenclatura dice che non va bene. Noi dell'Italia Valori diciamo guardiamo alla sostanza. Grillo propone delle questioni ben chiare sul nucleare a cui dice no, sul conflitto di interesse a cui dice no, sulla libertà di informazione a cui dice sì. Voglio vedere perché questo programma non va bene al PD. Siamo su tutti i giornali con delle facce terribili, poi la gente mi posa per la traduce, ma allora sei normale. Dunque, il Partito Democratico è completamente alla frutta, non si sa più cosa sia. Fassino dice che il Partito Democratico non è un taxi, Bersani dice che il Partito Democratico non è un autobus e la Melandri dice che il Partito Democratico non è un tram. L'unica cosa certa che sappiamo del Partito Democratico è che non è un veicolo a motore. Sono veramente alla frutta. Sono andato per iscrivermi ad Arzachena, hanno chiamato i due garanti, perché ci sono due garanti che testimoniano che tu sei tu, è venuto Zuckerzai, Brindisi Gasu e il macellaio Busubusu, Barak Buzu. E mi hanno detto che si può fare la domanda, ma la tessera non te la possiamo dare. Siamo stati oggi in un bar, siamo assoluti, e ha compilato la mia domanda e gli ho dato 16 euro, ne bastavano 15, ma uno gliel'ho dato di spetta. Adesso sono riuniti in un consiglio provinciale dicendo che non è valido perché io non sono residente ad Arzachena. Allora domani andrò a Nervi dove sono residente e cercherò di prendere la tessera lì dove sono residente. Allora spero che la Vincenzi, che è il sindaco, non mi tolga la residenza da Genova, se no per iscrivermi a sto cazzo di partito io devo diventare un apolide, cosa devo diventare? È nato ieri mattina il quinto nipotino del Presidente del Consiglio, che si chiama Edoardo, figlio di Barbara e di Giorgio Malaguzza. Allora è nato in una clinica di Lugano, dove stamane si è recato il Presidente del Consiglio, dice l'agenzia ANSA, una visita di 20 minuti per conoscere il quinto nipotino, Edoardo, e per una carezza alla figlia Barbara. E un ringraziamento a tutto lo staff medico della clinica. Che bel bambino, ha esclamato Silvio Berlusconi davanti al neonato, davvero stupenda, che la fiducia in lui dal 64% è passata al 68,68%. Però non vorrei, diciamo così, concludere telegraficamente. Il problema, caro Presidente, lo sa certamente anche meglio di me, che pure faccio giornalista da una vita, è che quelle vicende alle quali lei si riferisce non interessano più neppure una virgola all'opinione pubblica. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via che mi sento di morire.